Bentornati, parliamo di manovra economica. Come sapete è in corso il Consiglio europeo a Bruxelles, già da ieri ha aperto i suoi lavori. Non è all'ordine del giorno, ma la questione della manovra economica italiana è ovviamente sul tavolo del Consiglio di Bruxelles. È scoppiata intanto però una forte polemica nella maggioranza, e questa polemica riguarda il decreto fiscale, la cosiddetta pace fiscale. Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha denunciato ieri sera, porta a porta, che il decreto sarebbe stato manipolato. Non so se sia una manina politica o una manina tecnica, ha detto, l'importante è che questo decreto non è il nostro, non è quello che avevamo concordato. Oltre allo scudo fiscale, ha denunciato Di Maio, sarebbe stato aggiunto anche uno scudo, diciamo così, di tipo penale per proteggere gli evasori. Insomma, lo scontro è alto, dura la replica del Carroccio, noi siamo seri, il Premier Conte ha detto di aver bloccato il testo per rivederlo articolo per articolo, il Quirinale però ha precisato che il testo non è mai arrivato al Colle. Tutto questo, diciamo, e anche i contenuti della manovra saranno oggetto dell'intervista che stiamo per fare a Luca Carabetta, che è Movimento 5 Stelle, è ospite in studio qui da noi, Lucio Malan di Forza Italia. Ma direi, Franco, buongiorno di andare immediatamente a Bruxelles, dove ieri al Consiglio europeo c'è stato un faccia a faccia tra il nostro Premier Conte e la Merkel in diretta per noi. Alberto Romagnoli, buongiorno Alberto. Sì, buongiorno da Bruxelles, appunto un faccia a faccia durato una ventina di minuti e soprattutto solamente fra i due leader. La cancelliera ha esplicitamente chiesto di lasciare fuori dalla porta, fatto abbastanza inusuale, tutti i suoi collaboratori, ma anche i collaboratori del Presidente del Consiglio, che ha cercato di dare garanzie appunto sull'affidabilità dei conti italiani, sulla logica della manovra, e spiegando che quando i mercati capiranno i veri obiettivi tornerà la pace. Detto questo, appunto, altri leader vogliono parlare direttamente con Conte, che stamattina arriverà di buon presto, fra un'ora circa, al Consiglio europeo per vedere prima il Presidente francese Macron. Sappiamo che ci sono state nuove ruggini con la Francia sul problema dell'immigrazione, e poi con il Premier olandese Rutte, che era quello che aveva già detto qualche giorno fa: io voglio parlare dei conti italiani perché possono essere una minaccia per l'Eurozona. Ecco dunque che all'ora di pranzo ci sarà sul tavolo dei capi di Stato e di Governo il futuro assetto appunto della zona euro. Ci sono delle proposte sul bilancio comune dei 19 paesi, proposte che vanno un po' a rilento, a dire la verità, perché come sappiamo soprattutto i paesi del nord Europa non amano la condivisione dei rischi, non amano la solidarietà. Ecco allora l'ipotesi che l'Italia possa diventare un rischio, il contagio per i mercati, sostiene un po' questa loro tesi, che va contro viceversa la volontà soprattutto della Francia di rendere più intensa l'unione economica e monetaria. E poi aleggia lo spirito, il fantasma insomma di questa lettera che dovrebbe partire, ma è partita di la verità tutti gli anni, da Bruxelles verso Roma per chiedere approfondimenti, ma qualcuno adombra che potrebbe essere una lettera che boccia in toto la manovra, come mai per ora è avvenuto in Europa. E al commissario tedesco Oettinger è scappata un po' questa affermazione, che poi lui subito ha corretto e ha detto che la lettera sarà una bocciatura in tronco. Staremo a vedere, perché la lettera potrebbe arrivare a Roma, sì, magari portata direttamente dal commissario economico agli affari economici Moscovici, che sarà stamattina nel Grazie. Nostro paese. Grazie Alberto. Ovviamente vedremo che cosa accadrà, se questa lettera ha davvero questi toni così duri, ma il dibattito politico oggi è dominato dalla denuncia che è stata fatta ieri sera dal vice premier Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, a Porta a Porta, in cui appunto, come dicevamo, denunciava la presenza di una manina che avrebbe contraffatto, meglio, edulcorato il rapporto a favore degli evasori. Onorevole, come è nata questa denuncia? Quando è che ve ne siete accorti? Intanto abbiamo inviato una bozza alla Presidenza della Repubblica, e quando abbiamo visto questa bozza abbiamo trovato dei dispositivi, delle norme che noi non avevamo inserito, cioè il testo quando è uscito dal Consiglio dei Ministri non aveva all'interno quelle norme.
Allora, la domanda è: che cosa è successo in questo passaggio? Il passaggio, certo. E mi permetto un attimo di dare per assoluta una cosa, i titoli sono tensioni nella maggioranza. No, noi abbiamo già visto che questo non è stato mai un problema politico. Noi con la Lega siamo assolutamente d'accordo sui principi della pace fiscale, cioè dare una mano agli imprenditori che non hanno potuto pagare, alle persone, alle famiglie che hanno avuto delle difficoltà economiche. Le famose cartelle. Il punto è che abbiamo diverse persone che hanno avuto modo di visionare questo decreto, di metterci le mani sopra, e adesso chiaramente indagheremo. Ma ribadiamo i principi. Noi siamo dalla parte delle persone oneste, delle imprese oneste. Assolutamente, il contratto di governo prevede esplicitamente che cos'è la pace fiscale. Voi stamattina davvero presenterete denuncia alla Procura di Roma? Sì, adesso intanto stiamo cercando di capire anche all'interno cos'è capitato realmente. Il fatto comunque è molto grave. Io quello che ho potuto vedere dall'inizio, io sono fresco alla prima legislatura, ho potuto vedere che si pensa che andare al governo sia come guidare una macchina, in realtà è più forse portare avanti un transatlantico, quindi certo. Chiaramente con migliaia di persone certo. All'interno dei ministeri e degli uffici è chiaro che basta poco per vedere inquinato, però noi ribadiamo quello che c'è scritto nel contratto di governo, ribadiamo che la maggioranza è solida attorno a queste proposte, risolviamo questo problema e promuoviamo le norme per i cittadini e per le imprese. Su questa linea d'onda mi sembra che sia poi anche la controparte, nel senso che Lucio Malan dice che parlare comunque di complotto è qualcosa fuori luogo, però questo episodio ha dato anche la stura a Renzi e al PD per dire che c'è una mediocrità imbarazzante, cito le parole di Renzi. Beh, guarda, non è mai successo che un governo non si assume la responsabilità di ciò che esce dal governo. Oltretutto il vice primo ministro Di Maio ha detto che c'era nel testo arrivato al Quirinale qualcosa che non avevano approvato nel Consiglio dei Ministri e il Quirinale ha detto che non è arrivato nessun testo. Io credo che sia più importante quello che c'è nel testo, anche a parte ciò che evidentemente qualcuno ha scritto e qualcuno che è stato autorizzato da almeno uno dei ministri a scrivere nel decreto, perché non credo che funzioni che uno passa da Palazzo Chigi e scrive qualcosa e poi non si sa chi è. Cioè, se è così è veramente grave, perché cos'altro potrebbe succedere? Io trovo che il problema è quello che c'è comunque nel decreto, nella manovra nel suo insieme. È una manovra che non rilancia la produttività, non riduce le tasse, mette in pericolo i conti pubblici e crea grandissima confusione. Se neppure i ministri sanno le norme, figuriamoci quando queste norme dovranno essere applicate dai cittadini, dalle imprese. Devo dire che il caos è già fin dall'inizio. Poi non è la prima volta, nel decreto dignità c'era una relazione, peraltro del tutto corretta, che diceva che il decreto dignità avrebbe fatto perdere 80.000 posti di lavoro. L'esperienza, ciò che sentiamo dalle imprese, dai lavoratori che lavoravano fino a qualche mese fa e non lavorano più, ci dice che è successo proprio così. Uno si deve assumere le responsabilità di ciò che fa, specialmente quando è il governo. Allora, siccome il dato politico è quello che è, anche quello economico, l'abbiamo sentito da Bruxelles, c'è il rischio paventato, non sappiamo se sia poi reale, di una bocciatura della manovra da parte dell'Europa, sarebbe la prima volta che accada. Noi ci auguriamo ovviamente che questo non accada, perché insomma, i mercati ne risentirebbero e potrebbero reagire negativamente da subito, e i soldi sono i nostri, insomma, quindi la preoccupazione esiste. Ma il problema è come si fa a tenere tutto insieme, a dare un po' ragione a Bruxelles, correggere un po' senza snaturare la manovra che vuole concedere benzina alla possibilità di una ripresa. Comincio da lei, Malan, e finisco. Ma questo deve deciderlo il governo. Il governo non può comunque usare l'Europa come alibi per non fare le cose che ha promesso. Se in questo decreto, per esempio, ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e fatti i conti, siccome i poveri in Italia secondo l'Istat sono 9 milioni e qualcosa, 9 miliardi, 9 milioni fa 1.000 euro all'anno per ciascuno, non 780 euro al mese come è stato promesso. Allora siamo d'accordo che non tutti i poveri sono a reddito zero, per cui non si tratta per tutti di dare da zero a 780 euro, ma non credo neanche che siano così vicini ai 780 euro come media, per cui è palese, insomma, ci sono i soldi di per dare questo famoso reddito di cittadinanza a 1 milione di persone, non ai 10 milioni, 9 milioni che ci sono. Per cui questo è il punto. Poi l'Europa esprime i suoi giudizi, ma i giudizi peggiori, più importanti, li esprime il mercato. Se la gente compra i nostri titoli di Stato solo facendosi remunerare di più, poi sono soldi che tira fuori il contribuente e sono miliardi e miliardi all'anno.
Molto simpatico il calcolo che fa il senatore, in realtà i soldi ci saranno, lo vedrà, la soglia è quella della povertà assoluta, quindi di quelle che persone che proprio non riescono ad arrivare alla fine del mese e ci sono poco più di 5 milioni. Quindi non i poveri relativi, perché la distinzione è tra povertà relativa e povertà assoluta. 780 euro al mese è la soglia che abbiamo certificato, hanno certificato anche gli statistici come soglia di povertà assoluta, cioè persone che vivono situazioni drammatiche, e dentro ci sono anche ad esempio dei pensionati, perché quanti pensionati oggi hanno lavorato una vita e si trovano con una pensione di 400-500 euro al mese? Quindi è anche lì che andiamo, certo, a intervenire. Il conto è stato fatto proprio su questa soglia e vedrete che sarà completamente coperto. Una cosa importante sull'Europa: prima nel servizio si diceva che Oettinger, il commissario europeo, sì, si è sbagliato, si è lasciato scappare, sì, che la manovra sarà bocciata dall'Europa. Io non credo che se lo sia lasciato scappare, io credo che l'abbia fatto volutamente, perché noi stiamo vedendo che da parte nostra c'è tutta l'intenzione di creare un'Europa solidale, fondata sui principi, quelli originari dell'Europa, ma se dall'altra parte ci troviamo sotto un attacco quotidiano da parte delle istituzioni europee, diventa molto difficile portare avanti le nostre politiche. Quello che abbiamo detto e ha ribadito Conte: la manovra è scritta in maniera molto chiara, riparte dai cittadini, dalle famiglie, dalla dignità e anche dalle imprese, perché c'è tutto un reparto della normativa riguardante soprattutto i piccoli professionisti. Andremo a spiegare all'Europa, io sono certo che si arriverà a un punto dove l'Europa si renderà conto che è una manovra per il Paese e per il popolo. Giusto una curiosità sul reddito di cittadinanza, che poi è stato un po' il vostro cavallo di battaglia. Indicare come dovrebbero andare spesi questi soldi. Qualcuno ha un po' storto il naso, perché sembra essere quasi una forma, no, di tutela del povero a cui dire cosa... No, lei ricorderà sicuramente che attorno al reddito di cittadinanza sono state fatte tante narrazioni. Una di queste era che il reddito di cittadinanza non è per forza legato all'economia reale. Quindi si diceva: diamo il reddito di cittadinanza e ci sono i soliti furbi che se lo vanno a giocare, vanno a comprare sigarette. Ecco, noi stiamo impedendo questo. Stiamo vincolando il reddito di cittadinanza all'economia reale e diamo una mano alle persone che ne hanno bisogno e che non riescono ad arrivare a fine del mese per andare a fare la spesa. Questo è il punto. Vogliamo risollevare il Paese partendo dalle famiglie che vivono situazioni di estrema difficoltà. Senatore Mann, lei ricordava poc'anzi che i poveri nel nostro Paese sono 9 milioni. Ora, povertà relativa a povertà assoluta è un discrimine importante, però se noi li consideriamo tutti insieme, 9 milioni di italiani fanno davvero fatica ad arrivare alla fine del mese. E il reddito di cittadinanza, che Forza Italia osteggia, è comunque una risposta, perché non mi pare che i governi in passato abbiano dato risposte a questi 9 milioni di... Ci sono state delle misure, ma il punto è che a questi 9 milioni dobbiamo dare risposte, non illusioni. 9 milioni oppure 5 milioni, come ha detto l'onorevole Carabetta. Di Maio aveva detto 6 milioni e mezzo diverse volte, poi improvvisamente c'è un milione di persone, dopo le dichiarazioni di Di Maio, che non avranno più niente, così come non avranno niente i 4 milioni che sono considerati sotto la soglia di povertà relativa e non in povertà assoluta. Ma limitiamoci ai 5 milioni e mezzo che sono quelli in povertà assoluta. 9 miliardi diviso 5 milioni e mezzo fa 140 euro al mese. Non sono 780, cioè si stanno dando delle illusioni a queste persone e per di più gli si incentiva a non lavorare oppure a fare delle, anche lasciando stare il lavoro in nero, che in Italia non è proprio sconosciuto e dunque ci saranno abusi paurosi, ma ci saranno i datori di lavoro che oggi per esempio pagano 800 euro al loro dipendente e gli diranno: te ne do solo più 500, tanti gli altri 300 li mette lo Stato, oppure dei lavoratori che chiederanno: mi va bene come facciamo, però voglio fare il part time, anziché 800 prenderò 400, gli altri 400 me li dà lo Stato, perché dovrei lavorare 4 ore? E sarebbe regolarissimo, nessuno gli potrebbe dire niente, anche se avesse un agente della Guardia di Finanza che lo segue tutto il giorno. Purtroppo incentivare il non fare, oppure dare facilitazione alle imprese purché restino piccolissime, che non crescano, che non assumano nessuno, e andare nella direzione peggiore, andare verso più disoccupazione, non maggiore sviluppo. Sentiamo la replica di Carabetta. Ma l'abbiamo, io pensavo fosse già abbastanza chiaro, perché sono anni che ne parliamo. Anzitutto il reddito di cittadinanza è una norma temporanea che serve alle persone per reinserirsi nel mondo del lavoro.
mentre si stanno reinserendo nel mondo del lavoro attraverso i centri per l'impiego che andiamo a rivoluzionare, queste persone devono fare dei lavori socialmente utili, devono essere a servizio dei comuni e se non lo fanno perdono il diritto al reddito di cittadinanza e se rifiutano le proposte di lavoro che noi andiamo a proporre attraverso i centri per l'impiego perdono il diritto al reddito di cittadinanza. Quindi non è assistenziale perché le persone le fa muovere, le attiva nella società e le attiva nella ricerca di un lavoro. E non è assistenziale perché appunto uno non è che se ne può stare a casa e prendere questi soldi e stop. Quindi assolutamente serve a reinserire nel mondo del lavoro, risolvere la povertà perché rimette in circolo del reddito a partire dal basso, quindi manda la gente che non riesce ad arrivare a fine del mese a fare la spesa e quindi fa ripartire l'economia dal basso e rimette in moto un po' il mercato del lavoro. Una cosa ancora solo sulla politica industriale. Perché non si può dire che non si sia fatta cosa per le imprese. I piccoli professionisti ora hanno delle agevolazioni in più, ma la cosa importante, noi prevediamo 15 miliardi di investimenti da qui ai prossimi 3 anni e poi è stato fatto un tavolo con le partecipate di Stato più grandi dove si è detto d'ora in avanti investirete di più nell'economia reale, in progetti concreti per i cittadini. Abbiamo veramente 20 secondi a testa e già siamo fuori, però un altro cavallo di battaglia è stato per voi il taglio dei vitalizi dei senatori. Non prevedete una sorta di valanga di ricorsi su questo? Poi vorrei anche un'opinione di Malan. Intanto rientra nell'ambito delle norme di giustizia sociale, perché ci sono i cittadini che ci seguono, che sono anni che dicono ma questi vitalizi quando li tagliamo, quando li tagliamo, prima è arrivato la Camera, poi è arrivato il Senato. Per quanto riguarda i ricorsi, spieghiamo a chi ci guarda da casa, i vitalizi sono normati non da leggi dello Stato, sono normati da legge della Camera e del Senato. È come se un po' un operaio di una fabbrica si facesse la legge per sé per aumentarsi lo stipendio di 4 volte. Allora, questa non è una norma nazionale, è una norma di Camera e Senato che Camera e Senato hanno tutto il diritto di cambiare. La battaglia sui vitalizi è una battaglia di civiltà, senatore Malan. Noi abbiamo già votato nel 2011, quando il Movimento 5 Stelle era fuori dal Parlamento, il passaggio al sistema contributivo da quel momento in poi. Sì. Il calcolo retroattivo che non è stato fatto per nessun lavoratore e che adesso invece stanno introducendo, cominciano dalle pensioni cosiddette d'oro, poi cercheranno di passare alle pensioni d'argento e così via. Comunque, noi abbiamo anche fatto delle proposte per fare ulteriori riduzioni anche adesso, anche retroattivamente, ma che fossero nel solco di quello che aveva detto la Corte Costituzionale. Facendo viceversa, come invece hanno voluto fare a Camera e Senato, andranno verosimilmente incontro alla bocciatura, potranno dire noi li abbiamo tagliati, ma quei cattivacci della Corte Costituzionale ce li hanno annullati. Il risultato sarà zero, propaganda, e però nessun risultato, con il rischio che poi tutto questo venga esteso alle pensioni normali. Vedremo cosa accadrà. Grazie a Luca Carabetta del Movimento 5 Stelle e a Lucio Malan di Forza Italia per essere stati con noi. Adesso lasciamo la linea al TG1, ci troviamo qui tra pochi minuti.